La Costituzione italiana è la più bella e lungimirante al mondo. Il primo articolo sancisce quanto di più importante vi sia nel nostro paese. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro e la sovranità appartiene al popolo. Tuttavia, la Costituzione viene costantemente violata in quanto non vi sono misure attuative. I politici negli ultimi 20 anni hanno pensato a farsi i propri sporchi interessi. Non si sono creati i presupposti ed ora pare evidente che l'Italia sia una dittatura morbida e silenziosa fondata sulla disoccupazione. Di fatto il popolo non ha alcuna sovranità, non viene rappresentato nelle istituzioni i cui posti sono occupati da degli impostori della politica. Mangia pane a tradimento il cui costo si riversa sulla società. I politici di fatto sono dei parassiti con un costo troppo alto per troppo tempo. Politici senza scrupoli si sono fatti i propri interessi indossando una maschera di falsità? E ora gli italiani si sono trovati affamati, senza un lavoro, e i loro diritti costituzionali sono stati calpestati. Oltre a ciò, stiamo assistendo ad una immigrazione selvaggia. L'articolo 3 della Costituzione sancisce pari dignità e diritti ai cittadini, ma i cittadini di fatto si vedono calpestato il proprio diritto ad avere una casa, una famiglia, un lavoro a favore delle frotte di migranti che giungono copiosi in Italia pretendendo i diritti che a loro non spettano. La Costituzione non dice che tutti gli individui sono uguali, ma sono uguali solo i cittadini. Invece casa e lavoro viene data prevalentemente agli immigrati premeditando di farli divenire cittadini italiani in modo che il loro voto vada a sostenere la casta di impostori che sta togliendo sovranità al popolo italiano. L'articolo 3 della Costituzione è molto chiaro. Viene garantita pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, eccetera. Solo ai cittadini. Gli altri di fatto, non essendo cittadini, non possono ambire a rubare il lavoro agli italiani con pratiche di dumping sul costo della manodopera. Non possono pretendere che una volta giunti in Italia venga garantito loro un alloggio, con tutti i problemi che hanno milioni di cittadini italiani in difficoltà. L'Italia deve garantire ai cittadini quanto sancito dalla Costituzione. Gli altri sono comunque benvenuti, ma come ospiti?